Buonasera a tutti. Dunque, il linguaggio dei papi. Beh, tutti ricordiamo che a gennaio di quest'anno, dopo la strage nella redazione di Charlie Hebdo a Parigi, Papa Francesco ha fatto discutere perché ha fatto una dichiarazione che a molti è sembrata sconcertante. Aveva detto letteralmente, sono andato a rivedermelo, se uno dice una parolaccia contro la mia mamma, gli aspetta un pugno. Molti erano rimasti sconcertati sia per il contenuto e in altre parole perché sembrava, e non si è smesso di discutere su questo, che il Papa in sostanza stesse in qualche misura giustificando gli assassini di Parigi, ma questo non è su questo che ci fermeremo. Molti sono stati colpiti, io credo, proprio dal fatto che un Papa usasse un linguaggio così irrituale, che parlasse della sua mamma e di tirar pugni soprattutto. In realtà Papa Francesco è abituato a un linguaggio irrituale e la cosa è ancora più vistosa quando si esprime nella sua lingua materna, nello spagnolo argentino. Quando parla in Sud America il Papa usa spesso un'espressione argentina, hacer lío, che qualcuno pudicamente traduce fare chiasso, ma che più spesso e più correttamente viene tradotta, e voi mi scuserete, fare casino. Non tanto dal punto di vista dell'etimologia, l'espressione hacer lío è affine al nostro fare casino perché si usa anche per dire mi sono messo nei casini, per esempio. Che cos'è questo casino? Ecco, è un'espressione equivalente. Il Papa dice spesso hacer lío ai sudamericani, ai giovani sudamericani, e lo dice in modo estremamente preciso. Nel 2013 era in Brasile per la giornata mondiale della gioventù e nella cattedrale di Rio de Janeiro prima ha scherzato sulle misure di sicurezza dicendo mi sembra di essere in gabbia, parlava ai giovani, dice vorrei venire più vicino a voi ma non mi lasciano per ragioni di sicurezza, e poi ha detto cose che aveva già detto prima e ha ripetuto dopo, sempre in Sud America però credo soprattutto, io da voi mi aspetto che facciate casino, che hagan lío, e che qui dentro ci sia del casino, sì, ci sarà di sicuro, che a Rio, era Rio de Janeiro, ci sarà casino, sì, ci sarà, però, sto citando letteralmente, però voglio casino nelle diocesi, voglio che si esca fuori, voglio che la Chiesa esca in strada, voglio che combattiamo l'adattamento al mondo, la comodità, il clericalismo, il restare chiusi in noi stessi. Le parrocchie, i collegi, le istituzioni sono fatte per uscire. Se non escono diventano una ONG e la Chiesa non può essere una ONG. E poi ha concluso dicendo, mi perdonino, lo suo vispo si lo scura, se mi perdonino i vescovi e i parroci, se poi qualcuno farà casino contro di loro. Ma questo è il mio consiglio, fate casino. Ecco, dopodiché l'Osservatore Romano ha pubblicato un dotto articolo in cui si analizza il significato di questa tipica espressione argentina e si conclude che usandola Papa Francesco ha cambiato il significato di questa espressione, che ormai non avrà più quel significato un po' negativo che aveva. Il Papa usandola l'ha trasfigurata, dice l'Osservatore Romano, e dice anche è evidente che non si tratta solo di un tema per filologi, per semiologi, qui c'è qualcosa che è stato ricreato. Quindi voi capite, le parole usate dai papi sono importanti, possono plasmare, ricreare il linguaggio e la stessa realtà. E allora uno si chiede, ma qual è il modo di parlare dei papi? E non è stato sempre lo stesso nel corso dei secoli. Nei secoli le parole dei papi sono cambiate così profondamente che se un papa usasse oggi le espressioni che erano normali in bocca a un papa del Medioevo o del Rinascimento, beh, provocherebbe molto più sconcerto che non i pugni di Papa Francesco. Il linguaggio con cui i papi si rivolgono al mondo è sempre stato espressione di come si sente la Chiesa nel mondo, e non in ogni epoca la Chiesa ha occupato lo stesso posto, anzi facendo un viaggio attraverso i secoli
attraverso le parole dei papi si può proprio misurare il diverso modo di stare al mondo della Chiesa nel Medioevo, nell'età moderna, nel Novecento, oggi. E quindi proviamo a fare questo viaggio. Una sola precisazione. La Chiesa esiste da 2000 anni e in questi 2000 anni ha prodotto una immensa quantità di parole. Le parole dei papi sono così tante che non si può nemmeno pensare di esaurire l'argomento. Noi faremo uno dei tanti viaggi possibili, molto soggettivo, attraverso le parole dei papi. E comincerei dai papi del Medioevo, che poi è il periodo che io, insomma, conosco un po' meglio. I papi del Medioevo, quando parlavano al mondo, avevano, beh, non un loro stile, parecchi stili possibili, vedremo, ma avevano in comune questo, i papi del Medioevo, che erano sicuri di sé, erano sicuri che Dio aveva conferito alla Chiesa di Roma il potere sul mondo, non soltanto, capiamoci bene, non soltanto l'autorità spirituale. I papi del Medioevo erano sicuri che Dio gli aveva affidato il potere anche politico sul mondo, che spettasse a loro comandare e agli imperatori, ai re, ubbidire agli ordini del Papa. Però era una novità, perché non risale ai primi tempi del cristianesimo questa idea di un'autorità del Papa superiore anche agli imperatori. È una novità che si sviluppa, diciamo, dopo l'anno 1000. E siccome è una novità, i papi si sentivano in dovere di dimostrarla. Non si accontentavano di dirlo. Si aspettavano che i fedeli volessero la dimostrazione che l'autorità è davvero del Papa. E dunque affrontavano volentieri l'argomento, specialmente nei momenti di maggior conflitto con l'autorità politica, perché voi ricordate tutti che gli imperatori non erano così contenti di sentirsi dire queste cose. Ricordate Enrico IV, la lotta per le investiture, Canossa, ecco, il momento del grande scontro tra papato e impero che poi si riproduce in varie forme per secoli. Il potere politico non era contento di sentirsi dire queste cose e i papi insistevano per spiegare come mai imperatori e re devono ubbidire al pontefice romano. Gli capitava ai papi del Medioevo di dire delle cose, quando discutevano di questo, che non starebbero male sotto la penna di Marx o di Proudhon, con una spregiudicatezza, che è una delle caratteristiche del Medioevo. Il Medioevo è un'epoca che non ha peli sulla lingua, che dice le cose senza preoccuparsi troppo dell'effetto che faranno. E allora, per esempio, Papa Gregorio VII, quello che scomunica Enrico IV durante la lotta per le investiture, ricordate dal manuale scolastico questi capitoli un po' faticosi di solito, in realtà c'è sotto un conflitto di una violenza spettacolare. Papa Gregorio VII, quando scomunica Enrico IV, spiega che è ovvio che l'imperatore deve obbedire al Papa, perché l'impero è un ruolo, diciamo così, una dignità, dice lui, che è stata inventata dai laici, per di più ignoranti di Dio, perché l'impero è ancora quello romano, quindi è stato inventato quando c'erano i pagani, e non deve forse una cosa inventata da laici pagani essere subordinata rispetto a quella dignità che è stata voluta dalla provvidenza di Dio, donata al mondo dalla misericordia di Dio, e cioè la Chiesa di Roma. E Gregorio VII va avanti in questa dimostrazione storica. Come è nato il potere politico? Notate che quello che sto per dirvi è veramente rivoluzionario, perché fino a quel momento alla domanda come è nato il potere politico si usava a rispondere, e beh, è nato da Dio, è Dio che ha messo sul trono l'imperatore, il re. Gregorio VII dice: chi non sa che i re e i duchi hanno avuto origine da quelli che, ignorando Dio, con la superbia, le rapine, la perfidia, gli omicidi, alla fine con tutti i delitti, spinti dal principe di questo mondo, il diavolo, hanno preteso di dominare i loro pari, gli uomini.
con cieca avidità e intollerabile presunzione. In altre parole, l'imperatore, i re, i principi sono semplicemente i discendenti di quelli che hanno rubato più degli altri, di quelli che si sono dimenticati che gli uomini sono tutti uguali e hanno preteso di comandare. E dietro l'imperatore seduto in trono non c'è Dio in cielo, c'è il diavolo che lo sobilla. Non solo la proprietà, ma anche il potere è un furto. Papa Gregorio VII, XI secolo. Ovviamente Gregorio VII non intendeva fare la rivoluzione, voleva solo spiegare che gli imperatori, i sovrani, avevano un unico modo per giustificare la loro posizione: inchinarsi davanti alla Chiesa di Roma e accettare i suoi ordini. Però voi capite anche che se si mettono in movimento queste idee, dal Medioevo in poi, far credere davvero alla gente che l'imperatore è messo lì da Dio in persona diventerà sempre più difficile, perché una volta che hai messo in circolo questi discorsi non li puoi più richiamare. Bene, vi dicevo, questi papi non hanno peli sulla lingua, e quando qualcuno si oppone, a quel punto mobilitano contro di lui una retorica sontuosa appoggiata sulla Bibbia, perché se uno, voi capite anche, preciso, logica di un teologo dell'epoca: la Chiesa di Roma è stata messa qui da Dio per comandare al mondo, tutti devono obbedirle. Se uno disubbidisce, fosse per esempio l'imperatore Federico II, non è solo un disubbidiente, sta mettendo in dubbio una verità, cioè l'autorità della Chiesa. E chi è che mette in dubbio le verità? Gli eretici. Quindi chi disubbidisce alla Chiesa automaticamente è eretico e scomunicato. Nel 1239 Papa Gregorio IX scomunica l'imperatore Federico II e lo annuncia a tutti i re e i vescovi della cristianità con una lettera concepita così. Questo è proprio l'inizio. È salita dal mare una bestia piena di parole di bestemmia, formata coi piedi dell'orso, la bocca feroce del leone, che apre la bocca per bestemmiare il nome di Dio. Non dovete stupirvi, tutti voi che ascoltate le bestemmie di questa bestia contro di noi, dato che le stesse bestemmie le rivolge contro il Signore. Osservate bene la testa, il corpo e la coda di questa bestia, Federico, cosiddetto imperatore, fabbricante di falsità, senza modestia e senza pudore, e così via avanti. Ecco, uno pensa, se i papi del XX secolo avessero usato queste parole contro Hitler, sarebbe cambiata la storia del mondo. E invece, come vedremo, i papi del XX secolo avevano dietro una storia lunga che li aveva portati in un'altra direzione, ma ci arriveremo. Vi volevo dire ancora una cosa dei papi del Medioevo, che vogliono dimostrarla questa cosa, che l'autorità suprema è la loro. L'altro modo per dimostrarla è di usare le giuste citazioni della Bibbia e di commentarle con sapienza di giuristi. I papi del Medioevo sono spesso giuristi. Uno che ricorderete, Bonifacio VIII, quello che litiga contro il re Filippo il Bello, e appunto contro di lui vuol dimostrare di nuovo che è la Chiesa di Roma che deve comandare. Bonifacio VIII è un sottile giurista e interpreta la Bibbia come se fosse un testo da commentare in termini legalistici. Vi faccio un esempio. La Chiesa, dice Bonifacio VIII nella sua bolla contro Filippo il Bello, è una sola. Come si dimostra questo? Nel Vangelo si parla di quella tunica senza cuciture del Signore, che non fu tagliata ma fu tirata a sorte. Una tunica senza cuciture che non si poteva dividere in pezzi. Dunque la Chiesa è una sola e unica, e ha un corpo, è un solo capo, non due come se fosse un mostro. Ha per capo Cristo e il suo vicario Pietro, e il successore di Pietro, cioè il vostro umile servitore Bonifacio VIII, che vi sta facendo questa dimostrazione.
perché il Signore ha detto a Pietro: pascola le mie pecore. Mie, ha detto, e in generale, non singolarmente queste o quelle, per cui si deve capire che gliele ha affidate tutte. Quindi tutte le pecore del Signore sono affidate a Pietro e al suo vicario. Se quindi i greci, sapete i greci ortodossi che si erano già staccati dalla Chiesa romana, o altri, dicono di non essere stati affidati a Pietro e ai suoi successori, allora confessano di non far parte del gregge di Cristo. Perché il Signore nel Vangelo di Giovanni dice che c'è un solo ovile e un solo pastore. Poi però ci sono due problemi, perché esistono due tipi di autorità: l'autorità spirituale e l'autorità materiale, la forza di costringere, di imprigionare, di tagliare la testa ai delinquenti. La spirituale e la temporale. Sono due dunque le autorità. Perché quando gli apostoli dissero: ecco qua due spade, è un passo che non viene spesso citato e molti non se lo ricordano. Ultima cena, Vangelo di Luca. Gesù dice: chi non ha una spada, venda il mantello e ne compri una. Dopodiché si scopre che gli apostoli non sono impreparati. Avevano già un paio di spade e le tirano fuori. Continua Bonifacio VIII a commentare questo passo. Gli apostoli gli fanno vedere due spade. Il Signore non rispose che era troppo, ma che era abbastanza. Infatti dice satis est. Quindi va bene, due spade ci devono essere. E come facciamo a dimostrare che sono tutte e due di Pietro? E beh, perché poi Pietro a un certo punto tira fuori, lo ricordate, la spada, taglia l'orecchio a Malco. E il Signore a quel punto gli dice: rimetti la tua spada nel fodero. A noi potrebbe sembrare più importante il fatto che Gesù non sembra così contento che Pietro ha usato la spada. Bonifacio VIII non importa niente. Quello che conta è che ha detto la tua spada. Quindi anche la spada che serve per tagliare orecchie e colli, fisicamente, appartiene a Pietro. Di conseguenza diciamo, sentenziamo e dichiariamo che è assolutamente necessario alla salvezza di ogni creatura umana essere sottomessa al Romano Pontefice. Bene, questo è il Medioevo di cui io mi occupo di preferenza. Il Medioevo dura molto più a lungo di quello che ci si immagina. I papi del Rinascimento continuano a usare lo stesso linguaggio e avere le stesse certezze. Anzi, semmai c'è un passo indietro rispetto al Medioevo, che i papi medievali, come avete visto, a modo loro, si sforzavano di dimostrare che l'autorità era loro. Nel 400, nel 500 ormai ci sono così abituati che la cosa non va più dimostrata, è un dato di fatto. E purtroppo, naturalmente, i papi del 500 si trovano di fronte a dei buoni cristiani i quali all'improvviso non sono più d'accordo su questo fatto, che l'autorità suprema sulla terra spetta al pontefice romano. Arriva il dottor Lutero, va davanti al portone della chiesa di Wittenberg, affigge le sue tesi. Come rispondono i papi alla sfida protestante? Rispondono da un lato con grande sicurezza e meravigliosa retorica, però noi che sappiamo come è andata a finire, e cioè che non ce l'hanno fatta a recuperare i protestanti, noi scorgiamo già il tarlo, la debolezza di questo linguaggio, che non dimostra più niente, si limita a imporre, ordinare in modo dogmatico. Poi, per carità, con meravigliosa retorica, la bolla di Leone X, exsurge Domine, contro Martin Lutero, 1520. Alzati, o Signore, e giudica la tua causa. Alzati, Pietro, perché contro la Chiesa romana si levano maestri di menzogna. Alzati anche tu, Paolo, tu che hai illuminato la Chiesa con la tua dottrina. E via di questo passo, è una retorica meravigliosa. Ma poi alla fine non c'è da dimostrare niente. Si elencano gli errori di Lutero, una per uno, tutte le sue affermazioni, e poi quanto questi errori siano pestiferi, quanto perniciosi, quanto scandalosi, quanto contrari alla carità, eccetera, eccetera, eccetera.
nessuno di sanamente lo ignora. Non c'è bisogno di dimostrare niente. L'unica cosa che è richiesta ai cristiani è di obbedire alla Chiesa di Roma. E Leone X conclude su questo tema dell'ubbidienza in termini che oggi appaiono un pochino sconcertanti. Leone X dice: l'autorità della Chiesa romana è tale che Sant'Agostino ha dichiarato che non avrebbe creduto ai Vangeli se non fossero stati sostenuti dall'autorità della Chiesa cattolica. E il Papa ovviamente è d'accordo. Nemmeno ai Vangeli dovreste credere, se non fossimo noi da Roma che vi diciamo che bisogna crederci. Capite che in questo contesto la lotta contro i protestanti è una lotta che esclude qualunque possibilità di dialogo, in cui il papato insiste sull'annientare questi nemici, annientare questo errore con cui non si può parlare in nessun modo. Vi faccio ancora un esempio, l'ultimo, di questo tipo di retorica medievale che in realtà dura fino in pieno Rinascimento. Nel 1570 Papa Pio V, con la bolla Regnans in Excelsis, scomunica la regina Elisabetta I d'Inghilterra, per un unico motivo, che è protestante, ed è più che sufficiente. Ecco come Pio V spiega la sua decisione di scomunicare Elisabetta. Forse un po' ripetitivo, sì, ma vediamo, è importante vedere che ancora nel 1570 i toni sono questi. Colui che regna nell'alto dei cieli ha affidato l'unica Chiesa cattolica e apostolica, al di fuori della quale non c'è salvezza, a un solo uomo sulla terra, a Pietro, il primo degli apostoli, e al successore di Pietro, il Papa di Roma. Ha stabilito lui solo come unico sovrano di tutti i popoli e i re, col potere di sradicare, distruggere, dissolvere, disperdere. Poi si ricorda anche di dire di piantare, di costruire, eccetera. Però, insomma, l'insistenza è dall'altra parte. Ovviamente, quindi, scomunica di Elisabetta, serva del delitto, pretesa regina d'Inghilterra, eretica e fautrice, eccetera, eccetera. Potrei continuare. Però, a un certo punto noi scopriamo che il linguaggio dei papi cambia. E cambia non perché si siano persuasi che tutte queste cose erano sbagliate. Ci vorrà molto tempo perché cominci questo tipo di riflessione. No, il linguaggio dei papi cambia con la modernità, nel Settecento e poi all'inizio dell'Ottocento. Il linguaggio dei papi cambia perché loro continuano a essere persuasi di tutto ciò che abbiamo detto. Ma il mondo non è più così convinto. Ecco, la Chiesa tra 7 e 800 entra in una fase di enorme sconcerto, la Chiesa romana, perché nel mondo proliferano tutte queste idee nuove. Passi i protestanti, ma ovunque, anche nei paesi cattolici, ci sono tutte queste cose scandalose: l'illuminismo, il culto della ragione, la rivoluzione francese, il liberalismo, la libertà di stampa. Di fronte a tutto questo la Chiesa attraversa la Chiesa romana, il papato, attraversa una lunga fase in cui si sente assediata da un mondo che chissà perché è diventato cattivo, anzi no, chissà perché si sa, sono gli empi, i malvagi che cospirano contro l'unica verità, e i papi per molto tempo non sanno far altro che lagnarsi. Ecco, si rivolgono all'Episcopato e il tono è: inorridiamo, venerabili fratelli, ovunque nel mondo intorno a noi, ma è inutile che faccia io la parafrasi, Gregorio XVI, 1832, mirari vos, venerabili fratelli, diciamo cose che voi pure avete di continuo sotto gli occhi, e che deploriamo perciò con pianto comune. Superba tripudia la disonestà, insolente è la scienza, licenziosa la sfrontatezza, si stravolge e perverte la sana dottrina. Nulla è al sicuro di fronte all'ardire
di costoro che eruttano malvagità dalla sozza loro bocca. Notate e noterete il moltiplicarsi degli aggettivi, degli avverbi che appesantiscono la cosa. Le scuole echeggiano orribilmente di mostruose novità di opinioni, corrotti gli animi dei giovani allievi per gli insegnamenti e per i malvagi esempi dei precettori. E quali sono questi insegnamenti malvagi? Qualcuno, per esempio, sostiene, dice il Papa 1832, che anche la Chiesa dovrebbe cambiare coi tempi e adattarsi ai tempi nuovi. Eresia! Come disse il Santo Pontefice Sant'Agatone, delle cose che sono state regolarmente definite, nessuna si deve diminuire, nessuna mutare, nessuna aggiungere. Appare chiaramente assurdo e oltremodo ingiurioso proporre alla Chiesa una certa rigenerazione, quasi che la Chiesa fosse soggetta a difetto. La Chiesa è perfetta e perciò deve essere immutabile. Sono i malvagi che macchinano per convincerla a cambiare qualcosa e fare in modo che la Chiesa divenisse cosa umana, quando al contrario è cosa tutta divina. Ricordatevi di questo quando, concludendo, arriveremo al linguaggio di Giovanni XXIII, che sarà un po' diverso da questo, naturalmente. Qui, anche soltanto suggerire che la Chiesa è cosa umana è anatema. Io avevo accumulato schede su schede di questo linguaggio, poi via via ho tagliato perché mi dicevo sì, ormai hanno capito il concetto. Tuttavia mi scuserete se insisto ancora in modo un po' ripetitivo su alcune di queste cose, perché è importante, è molto importante sapere che c'è stata una fase in cui la Chiesa è stata così spaventata dalla modernità, e allora magari capiamo anche perché dall'altra parte i liberali, i socialisti e chi ha fatto il Risorgimento, i Garibaldi, parlavano con disprezzo e paura dei preti, della Chiesa. Per lì davvero si era scavato un solco che in quel momento sembrava difficilissimo da ricomporre. Papa Gregorio XVI elenca precisamente i mali del mondo moderno. Quella perversa opinione che per fraudolenta opera degli increduli si dilatò in ogni parte, secondo la quale si possa, in qualunque professione di fede, conseguire la salvezza dell'anima. Troppi dicono che se uno è per bene, onesto, fa il bene, si può salvare in qualunque religione. Errore pestilenziale. Da questo errore scaturisce quell'assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che si debba ammettere e garantire a ciascuno la libertà di coscienza. Errore velenosissimo. A questo fine è diretta quella pessima, né mai abbastanza esecrata e aborrita libertà della stampa. E il Papa prosegue dando questa impressione veramente di essere, di sentirsi schiacciato sotto il peso, quella sterminata moltitudine di libri che dicono tutti cose con cui il Papa non si trova d'accordo. Poi, piccolo dettaglio, poi chiudiamo con questa fase, visto che Papa Francesco, ricordate, di recente ha chiesto scusa ai valdesi e c'è stata un po' di discussione su come i valdesi hanno preso queste scuse. Ecco, è curioso ritrovare in questa enciclica del 1832 un simpatico accenno del Papa ai valdesi, dove elenca tutti appunto quelli che cospirano per diffondere questi errori pestilenziali. A questo scopo cospirarono gli scellerati deliri e i disegni dei valdesi e di altri simili figli di Belial, che furono l'ignominia e la feccia dell'uman genere, meritatamente perciò tante volte colpiti dagli anatemi di questa sede apostolica. Ecco, se avessi immaginato Papa Francesco 180 anni dopo a Papa Gregorio XVI, Dopodiché, ultimissima cosa, su questo non mi fermo, ma siamo ancora alla coda di questo atteggiamento, cioè lo vedete difensivo,
di papi che trovano che tutto va male e non sanno far altro che condannare tutto ciò che è nuovo. Fanno ancora in tempo, nella prima metà dell'Ottocento, a scoprire un nuovo nemico. Nel frattempo succede di tutto, la prima guerra d'indipendenza, la Repubblica Romana. Nel 1849 Pio IX, al sicuro a Napoli dove i Borboni lo hanno accolto, emana una nuova enciclica, Nostis et Nobiscum. Anche voi sapete come noi che cosa sanno tutti gli altri vescovi, che ormai non ci sono più soltanto i liberali, i carbonari, i mazziniani, è comparso al mondo qualcosa di ancora peggiore. Quelli che, abusando dei nomi di libertà e di eguaglianza, cercano di seminare nel popolo i mortiferi discorsi del comunismo e del socialismo. Ecco, 1849, ancora fresca la rivoluzione francese, e già c'è la nuova sfida del futuro davanti ai papi costernati. Però i papi non rimangono costernati per sempre. Lentamente, a un certo punto, a partire dalla fine dell'Ottocento, l'atteggiamento della Chiesa di Roma comincia a cambiare. È una storia affascinante quella di come, con cautela, con esitazione, dando, se posso esprimermi molto volgarmente, un colpo al cerchio e uno alla botte, però dalla fine dell'Ottocento i papi via via hanno riacquistato sicurezza nell'accettare le parole della modernità e i problemi del mondo moderno, nell'accettare di farsene carico, non soltanto di dire inorridiamo. È una svolta decisa in questo, e nel 1891 l'enciclica di Leone XIII, Rerum Novarum. Fin dal titolo vedete, le cose nuove. Bisogna parlare delle cose nuove. Per la prima volta le novità non sono solo denunciate, ma si sente che la Chiesa deve entrare nei problemi del mondo moderno e proporre dei rimedi. E siccome si viene da questa lunga stagione di sconfitte, di batoste, i papi di Roma sono stati sconfitti dai protestanti e poi dai rivoluzionari e dal nuovo mondo liberale e dalla scienza moderna, e i papi adesso hanno un altro atteggiamento, non sono più lì a gettare anatemi e a dare ordini, ma accettano di dialogare con i governi, con le classi sociali. Rerum Novarum 1891 vuol dire che per la prima volta nella storia un papa usa parole come classi sociali, questione operaia, proletariato, padroni. Ed è la prima volta che la Chiesa si rivolge a tutti costoro dicendo: collaboriamo insieme per cercare le soluzioni dei problemi. Ben inteso, un'analisi di questa grande enciclica Rerum Novarum fa vedere che la novità del linguaggio corrisponde poi a un atteggiamento fondamentalmente conservatore. Quali sono infatti i problemi? Sono i problemi delle lotte del lavoro, degli operai che scioperano, grande male, bisogna cercare di impedirlo, degli operai che si lasciano sedurre dalla propaganda comunista e socialista e quindi si illudono che sia possibile un mondo nuovo, un mondo di eguaglianza, un mondo senza la proprietà privata. Ecco, se c'è un valore che in Rerum Novarum è sistematicamente espresso e difeso, è questo. Quella è la cosa importante. Lì sbagliano gli operai che si fanno illudere dai socialisti. La proprietà privata è un diritto di natura. Dopodiché il Papa argomenta, e argomenta che questo diritto di natura, sentite, il gran privilegio dell'uomo, quello che lo distingue dal bruto, è l'intelligenza, ossia la ragione. E proprio perché l'uomo ha la ragione e si distingue dagli animali, ha diritto a qualche cosa di più che lo distingua dagli animali. Che cosa? La proprietà privata. Ma intanto però si sta dicendo l'uomo, la ragione, il suo diritto, la sua intelligenza, l'umana natura. L'uomo, dice il Papa, ha una capacità di conoscenza del passato, del presente, dell'avvenire, deve poter scegliere come impostare la sua vita. Lo vedete, credo, come è sembrato a me che sono parole nuove. Poi ben inteso, lo scopo è di dire:
e quindi guai a quelli che vogliono togliergli la proprietà privata, perché la proprietà privata è la cosa che l'uomo vuole veramente e quindi bisogna lasciargliela. I governi devono collaborare. Secoli prima i papi davano ordini ai governi. Leone XIII quasi si giustifica. Ci parrebbe di mancare al nostro ufficio tacendo. Certamente la soluzione di un sì arduo problema richiede il concorso di tutti, dei governanti, dei padroni e dei ricchi, come pure degli stessi proletari che vi sono direttamente interessati. Quindi appunto non si ordina più, si suggerisce. Dopodiché appunto l'utopia non esiste, il dolore ci sarà sempre sulla terra. È uno scandalo immaginare che le classi sociali siano opposte l'una all'altra. Dopodiché gli operai non devono farsi illudere, devono lavorare, ubbidire all'autorità e così via, ma anche i padroni qualcosa devono fare. Leone XIII in tutta sincerità si rivolge ai padroni e lo dice. Ricordate, siamo alla fine dell'Ottocento, gli anni delle lotte per le 10 ore di lavoro, cioè per non farne 12. Sono gli anni dei salari da fame ancora. Leone XIII ha da dire qualcosa anche ai padroni. Prima di tutto, quando gli operai vogliono lavorare un pochino meno, non hanno tutti i torti. È obbligo dei padroni lasciare all'operaio comodità e tempo che bastino a compiere i doveri religiosi. Cioè il tempo di andare a messa bisogna lasciarglielo. E poi il Papa con fatica, perché nel mondo borghese di allora avrà suscitato lo stesso scandalo che suscitano oggi i pugni di Francesco, ma il Papa con fatica si azzarda a dire che da qualche parte nel Vangelo si parla anche della giusta mercede per gli operai e che non dare agli operai la giusta mercede è uno scandalo e che di conseguenza, ecco, bisogna aumentare un pochino i salari, anche perché se l'operaio può risparmiare qualcosa potrà impiegarlo nell'acquisto di qualche piccola proprietà privata. E in questo modo... scusate. Non è farina del mio sacco, è tutto Leone XIII. Ancora un esempio di questa fase, ci avviamo pian pianino alla fase conclusiva del nostro discorso. Un esempio di questa fase tra 8 e 900 in cui i papi hanno imparato a non dare ordini, hanno imparato a sollecitare la collaborazione e però sono ancora sempre, come dire, di fronte a un mondo che non li ascolta poi tanto, perché questo è il vero problema, che gran parte del mondo non li ascolta. E la cosa non sarà mai così evidente come quando Papa Benedetto XV nel 1917 cercherà di far smettere la Prima Guerra Mondiale. È la famosa lettera di Benedetto XV in cui definisce la guerra l'inutile strage. In questa lettera, che è lontanissima, ecco, qui siamo veramente all'estremo opposto rispetto a quei papi che abbiamo sentito che fulminavano anatemi e non potevano neanche immaginare che qualcuno gli disubbidisse. Benedetto XV si muove con la cautela necessaria in un mondo dove sa che molti non lo staranno neanche a sentire e dove l'autorità bisogna guadagnarsela. Comincia ricordando che già dopo il primo anno di guerra lui si era rivolto ai popoli e ai loro capi con le più vive esortazioni, indicando una via verso la pace. Purtroppo l'appello nostro non fu ascoltato. Ecco, immaginate un papa del 500 che dice purtroppo il mio appello non è stato ascoltato. Siamo veramente arrivati all'estremo opposto. La guerra è proseguita accanita per altri 2 anni. Noi alziamo nuovamente il grido di pace e rinnoviamo un caldo appello a chi tiene in mano le sorti delle nazioni. Un appello, una cara e soave speranza che le nostre parole siano accettate. Riflettete alla vostra gravissima responsabilità dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Ecco, i governanti, come sappiamo, non ascoltano. Riflettono poco e non ascoltano per nulla. La Prima Guerra Mondiale va avanti. Negli anni successivi
c'è la rivoluzione d'ottobre, nasce il regime sovietico, c'è la dittatura fascista, c'è poi il nazismo. Ecco, tra le due guerre si ha la sensazione che l'autorità della Chiesa nel mondo, nel suo complesso, stia arrivando al suo punto più basso. E pazienza se ci sono apparenti vittorie come il concordato, per cui in Italia si sana la ferita aperta con la breccia di Porta Pia, e d'accordo, rispetto al ruolo della Chiesa in Italia è certamente una vittoria, ma nell'insieme i papi tra le due guerre nel mondo contano davvero poco. Quando Stalin diceva il Papa, quante divisioni ha il Papa? Non era così cinico e ignorante, sapeva benissimo che in realtà in quel momento il Papa non aveva divisioni, ma non aveva neanche quel grande carisma internazionale che gli permettesse di avere un ruolo politico importante. E poi forse proprio perché attraversa questa fase, la Chiesa romana, il papato, ricomincia a scoprire un modo nuovo di parlare al mondo e recupera un ruolo diverso nel mondo, con la capacità appunto di non dare più ordini, ma neanche di supplicare e di parlare con la forza dei fatti. E qui la grande svolta, ovviamente, è Papa Giovanni, Giovanni XXIII, Pacem in Terris, 1963. Un'enciclica strabiliante, io non l'avevo mai letta, l'ho letta per preparare questa chiacchierata, leggetela, si trova tutto in internet ormai. Un testo sbalorditivo per la capacità di affrontare i problemi del presente, appunto con l'autorità di chi ha un forte punto di vista morale, ma poi parla dei fatti. Pacem in Terris nasce da un punto di vista aneddotico, lo sapete, nei giorni della crisi dei missili di Cuba. Siamo in piena guerra fredda, siamo in pieno terrore atomico e l'enciclica parla della pace nel mondo in un momento in cui tutti hanno l'ossessione che possa scoppiare la guerra nucleare. Ma in realtà la pace è soltanto un punto di partenza. Questa è veramente un'enciclica nel senso che abbraccia tutto il mondo nella sua circolarità. Per la prima volta un papa parla di diritti, con quel nuovo linguaggio che era già cominciato tempo prima, in cui si parla di esseri umani, ma dei loro diritti, ma qui lo si fa con una forza. In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona, cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera. Un secolo e mezzo prima si aborriva quella perniciosa dottrina della libertà di coscienza. Adesso per Giovanni XXIII ogni essere umano è soggetto di diritti e doveri che scaturiscono dalla sua stessa natura e sono perciò universali, inviolabili, inalienabili. È la prima volta che un papa parla della persona. Ogni essere umano ha il diritto all'esistenza, all'integrità fisica, ai mezzi sufficienti per un dignitoso tenore di vita, alimentazione, vestiario, abitazione, riposo, cure mediche, i servizi sociali necessari, e ha quindi il diritto alla sicurezza in caso di malattia, di invalidità, di vedovanza, di vecchiaia, di disoccupazione. 50 anni fa sembrava naturale, anche se che lo dicesse il Papa scioccava, ma sembrava naturale dire queste cose. Ogni essere umano ha il diritto al rispetto della sua persona. Poi naturalmente questi testi devono essere studiati, calibrati, si rivolgono a tutti, ci vogliono delle compensazioni. Fra i molti diritti che scaturiscono dalla natura dell'uomo c'è anche il diritto di proprietà privata. Sui beni anche produttivi, ma torna opportuno ricordare che al diritto di proprietà privata è intrinsecamente inerente a una funzione sociale. Come dire, ho dovuto metterlo perché una parte della curia me l'ha imposto di metterci la proprietà privata. Ma, attenzione, e ancora, qui potrei leggervi mezza pagina e vi leggerò due righe. Ogni essere umano ha il diritto alla libertà di movimento e di dimora,
all'interno della comunità politica di cui è cittadino e ha pure il diritto, quando legittimi interessi lo consiglino, di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi in esse, perché tutti appartengono alla comunità mondiale. Non è superfluo ricordare che i profughi politici sono persone e che a loro vanno riconosciuti tutti i diritti inerenti alla persona. Il diritto di inserirsi nella comunità politica in cui si ritiene di poter creare un avvenire per sé e per la propria famiglia. E poi ancora, e qui chiudiamo davvero, Pacem in Terris, che è un lungo testo, si legge in mezz'ora, ma appunto è un lungo testo, è scandita da una serie di osservazioni che hanno come rubrica segni dei tempi. Giovanni XXIII si ferma a riflettere e ricorda che l'epoca in cui viviamo è caratterizzata da fatti, avvenimenti, sviluppi che non possiamo ignorare. Tre fenomeni caratterizzano l'epoca moderna. Anzitutto l'ascesa economico-sociale delle classi lavoratrici, e su questo lunghe considerazioni. In secondo luogo, siamo nel 1963, io avevo 4 anni, viene un fatto a tutti noto, e cioè l'ingresso della donna nella vita pubblica, più accentuatamente forse nei popoli di civiltà cristiana, più lentamente, ma sempre su larga scala, tra le genti di altre tradizioni o civiltà, perché il Papa sta parlando a tutti, sta parlando al mondo. Nella donna diviene sempre più chiara e operante la coscienza della propria dignità, e così via. Io non ho controllato, ma credo che sia la prima volta che una donna viene menzionata al centro di una delle encicliche papali. Infine, la famiglia umana, nei confronti di un passato recente, è profondamente trasformata. Non più popoli dominatori e popoli dominati. Ogni popolo riconosce la propria dignità. E chi prima pensava di dominare gli altri per motivi razziali o così via, adesso, dice il Papa, si sta rendendo conto che non ne aveva nessun diritto. Le discriminazioni razziali non trovano più alcuna giustificazione. E poi l'autorità. Da dove viene l'autorità? Qui è molto sottile il discorso. Non sono più i tempi di Gregorio VII nell'XI secolo. L'autorità viene da Dio, nel senso che Dio ha dato agli esseri umani la capacità di vivere in collettività e di darsi delle leggi e un'organizzazione. Perciò di per sé l'autorità delle nostre società viene sì da Dio. Tuttavia, per il fatto che l'autorità deriva da Dio, non ne segue che gli esseri umani non abbiano la libertà di scegliere le persone investite del compito di esercitarla, come pure, eccetera, eccetera. Per cui la dottrina sopra esposta è pienamente conciliabile con ogni sorta di regimi genuinamente democratici. E il 1963 e prima non era mai stato detto con tanta chiarezza. E l'enciclica si conclude così. Perciò, come vicario di Gesù Cristo, Salvatore del mondo e artefice della pace, e come interprete dell'anelito più profondo dell'intera famiglia umana, seguendo l'impulso del nostro animo, preso dall'ansia di bene per tutti, ci sentiamo in dovere di scongiurare gli uomini, soprattutto quelli che sono investiti di responsabilità pubbliche, a non risparmiare fatiche per imprimere alle cose un corso ragionevole ed umano. Ecco, sono passati altri 50 anni da allora. In qualche modo sembrano parole incredibilmente attuali. In questi 50 anni ci sono stati papi che, in linea forse anche loro con lo spirito dei tempi, hanno lasciato un'impronta sulla storia, a volte più col gesto, con l'immagine, che non con le parole. Gli storici del futuro ci diranno se con Papa Francesco sia cominciata anche da questo punto di vista un'epoca nuova. Grazie.
Adesso scendo, se no continuo. Grazie, grazie Alessandro. Non potevamo non cominciare nel migliore dei modi questo festival dopo una grande lezione di Tullio, un'altra grande performance di Alessandro Barbero, a cui siamo molto affezionati e diciamo ancora grazie e ti aspettiamo di nuovo.